Prosegue la falciatura. L'erba è abbastanza alta, eh? Vabbè, intanto facciamo questo passettino così. E via, e vai. Spostiamo il video, sì, per avere una maggiore visualizzazione. Mettiamo il video qui, all'epicentro, al centro. Una visione equamente distribuita. Proviamo a sistemare, sì, va bene. Così si vede? Beh, così, beh. Lo metto un po' più in te, vabbè, facciamo così perché man mano che vado avanti si amplia l'immagine. Allora guardate, questa è la mezza faccia. Adesso comincia a vedere meglio. Cominciamo da qui, questa qui è la mezza faccia. Allora, la faccia normale praticamente ha l'impugnatura così, mentre questa, siccome è una mezza faccia, si è spezzata alla metà, ho pensato bene di adoperarla. Con questa c'è un vantaggio, prende la metà, però taglia meglio. Volete sapere perché? Perché la parte più lunga, così sforzava di più e soprattutto quando c'è il terreno affossato non taglia bene. Invece questa falce va più profonda. Guarda, ti faccio le piene piene così, guardate. Guarda così, così. Diamo una mano qui. Allora guardate. Si oltre così, guarda, vedete? Come un grillo, vedete? Quindi, man mano che mi abbassa, aumenta la velocità, guardate. Serve, non c'è questa velocità, ho la decima parte, quanto questo sale qua, ecco qua, qui c'è qualche piccolo gioco. Allora, immaginiamoci che io ho un tosaerba. Il tosaerba ha messo l'imbragatura qui, il motore dietro che pesa, produce smog perché c'è la benzina. Quindi, la benzina è bruciata, è tossico per i polmoni. Il rumore fa male all'apparato osteoarticolare. Fa male all'udito, fa male agli occhi, invece questa qui non consuma niente. Questa, oh, se sto quanto serve, boom, boom, e poi fa più veloce, non andava. Guarda così, sta velocità questa qui. Praticamente, per fare questo tipo di 1,4 m, minimo. Ci metteva sicuramente un minuto e mezzo, invece con questa
Con metro quadro si fa subito. Sì, il lavoro procede molto più spedito. Non mi intossico. A proposito, anche il peso di tutta la strumentazione, l'impalcatura, la cosa per defogliare, il motore dietro, poi il pieno, sicuramente 10-15 kg di peso. Beh, adesso andiamo là sotto. Ah, vi faccio vedere una cosa. Questo è il lavoro che ho fatto, vedete? Allora, se io, mettiamo il caso, avevo bovino, equini, bovini, ovini o equini, questo era tutto foraggio fertile. Poi che succede? Questo è un taglio, no? Quindi durante la stagione cosa facevo? Sicuramente 3-4 tagli. Poi facevo un pezzo, un altro pezzo, un altro pezzo. Ma a me qui mi interessa solamente a togliere l'erba, non ho il trattore. Poi per me è un passatempo e faccio qualche cosa di utile. Dal momento che permane l'apparato radicale di questa erba, praticamente il terreno diventa fertile e rinasce nuova erba, io la ritaglio e quindi produce l'humus. E qui vedete, è tutto fatto a mano, tutto fatto a mano. Vero che questi sono i polloni che ho messo quest'anno. Hanno attaccheggiato qui nello spazio interfilare, vedete, una pendente altro, ho messo l'aglio, qui ci ho dato una falciata l'altro ieri e adesso prosegue il mio taglio, il tuo serba umana.